Ciao a tutti, sono Polly, siete sul canale dedicato alla maglia uncinetto. Oggi voglio presentarvi il tutorial. Per questo punto è un punto molto molto semplice da lavorare perché in questo punto sono presenti solamente le maglie diritte e rovesce. In realtà sembrano le trecce, sì, le trecce, le maglie spostate, invece no. Vi faccio vedere il lato rovescio. Chi si intende capisce già subito che oltre al rovescio e il diritto non c'è nulla. Questo punto è perfetto per i principianti, però credo che sia apprezzato anche dalle persone con più esperienza, perché è un punto molto molto facile da lavorare, molto veloce, però ha una presenza molto bella. Questo punto si può usare per realizzare le copertine, le maglie, cardigan, anche sciarpe volendo, se va bene il lato rovescio diverso dal lato dritto. Va benissimo per le cuffie, è un punto molto versatile. Voglio presentarvi lo schema di questo punto. Per chi non sa leggere lo schema, è un'opportunità di imparare i simboli principali della maglia dritta e la maglia rovescia. Iniziamo che io copro la seconda parte del punto. Spiego velocemente come è composto lo schema. Allora, i numeri in basso partono dalla destra alla sinistra e segnano le maglie, visto che noi lavoriamo le nostre maglie dalla destra alla sinistra. I numeri in verticale sono i ferri. Spesso sugli schemi vediamo solo i numeri dispari che segnano i ferri dritti, perché nei punti non complicati, nei ferri rovesci, le maglie si lavorano così come si presentano. Dopo vi faccio vedere cosa vuol dire, una cosa molto semplice. E quando andiamo a lavorare il ferro rovescio, dobbiamo leggere lo schema da questa parte, dalla destra alla sinistra, così come andiamo a lavorare il nostro punto. E il nostro punto, di che cosa è composto? È semplicissimo perché dobbiamo sempre alternare due maglie rovesce e quattro maglie dritte, poi due maglie rovesce e quattro maglie dritte. E così dobbiamo ripetere per tre ferri dritti, primo, terzo e quinto. E cosa succede dopo? Dopo continuiamo a lavorare sempre le due maglie rovesce e quattro diritte, due rovesce e quattro diritte. L'unica cosa è che non andiamo a lavorarli dritto sul dritto e rovescio sul rovescio, no. Lavoriamo le maglie rovesce nel mezzo delle maglie dritte e dopo proseguiamo con le maglie dritte. Però lavoriamo sempre due maglie rovesce e quattro maglie dritte, due maglie rovesce e quattro maglie dritte. Qua vedete una maglia dritta e qua tre maglie dritte solamente. Perché siamo qua, siamo all'inizio e alla fine del ferro. Io voglio lavorare adesso con voi due motivi. Un motivo è composto da 6 maglie. Vedete, questo quadretto è uguale identico a questo quadretto qua. Perché i quadretti iniziano qua con due maglie rovesce, finiscono con quattro maglie dritte, anche qua. Poi la parte superiore inizia con 3 maglie dritte e finisce con una maglia dritta. E anche qua è uguale 3 maglie dritte e una maglia dritta. Dunque, la larghezza del motivo sono 6 punti. L'altezza invece sono 12 ferri. Qua vedete solo 11 ferri, ma tutti i punti finiscono con il ferro rovescio. È sottointeso. Dunque, noi adesso andiamo a lavorare insieme il campione largo 2 motivi e alto un motivo. E come si procede dopo? Una volta abbiamo finito il dodicesimo ferro, si parte dal primo ferro e si continua così finché non arrivate all'altezza desiderata del vostro punto. Anche in larghezza si può prendere qualsiasi numero dei motivi che volete lavorare, però alla fine del motivo, per avere il vostro lavoro simmetrico, bisogna aggiungere due maglie della simmetria. Cosa sono? Vediamo.
Quando iniziamo a lavorare il punto, all'inizio del ferro lavoriamo 2 maglie rovesce e alla fine vediamo 4 maglie dritte. Se il nostro lavoro, il nostro davanti, per esempio, dello smanicato, sì, o la nostra copertina inizia con 2 maglie rovesce e finisce con 4 maglie dritte, non avrà un aspetto bello perché non ci sarà la simmetria. Qua, se vedete, queste sagome sono simmetriche perché qua all'inizio ho lavorato 2 maglie rovesce come qui, ma alla fine non ho finito il ferro con 4 maglie dritte come vediamo sullo schema, anzi ho aggiunto anche alla fine 2 maglie rovesce. Queste sono le maglie della simmetria, perché il punto lo possiamo ripetere tante volte quanto vogliamo, quanto abbiamo bisogno, ma alla fine dei nostri motivi dobbiamo sempre aggiungere le maglie della simmetria. Qua sono 2 e vanno aggiunte una volta sola alla fine del ferro. E non importa se il vostro lavoro è piccolo e oppure grande, deve essere bello. Per essere bello ci vuole la simmetria. L'altezza del motivo sono 12 punti, sì, però in questo caso non importa rispettare questi 12 punti. Se voi vedete che dovete terminare il vostro lavoro prima, per esempio qui, non è un problema perché il punto si sviluppa in un modo che può essere interrotto anche prima. Io qua ho lavorato 1, 2, 3, 3 motivi in altezza e l'ho completati. Però potevo terminare a lavorare i motivi anche qui, in pratica in mezzo al motivo. Però l'aspetto del mio lavoro non sarebbe stato rovinato, perché questo è un punto che può essere interrotto in altezza, però interrotto non così qui, non qua, ma solo dopo il sesto ferro, dopo la metà. A questo punto la fine del vostro lavoro diventa logico. Ho voluto fare questa introduzione per rendervi armati per poter leggere gli schemi semplici. Sicuramente chi non ha mai provato a leggere lo schema fa fatica a digerire tutta questa informazione insieme, però adesso vi lascio la possibilità di fare la foto o la copia di questo schema e vi invito a lavorare il punto insieme a me seguendo lo schema. Per il mio campione avvio 2 motivi che sono 6 più 6, 12 maglie, in più avvio 2 maglie della simmetria. Che cosa sarebbero le nostre maglie di simmetria? Adesso vi disegno queste maglie delle simmetrie che andiamo a lavorare. Allora, qua finisco con 4 maglie dritte, invece devo finire con 2 maglie rovesce. Disegno 2 maglie rovesce e uguale vado ancora per i 2 ferri dritti. Qua io finisco con una maglia dritta, invece qua inizio con 3 maglie dritte. Devo aggiungerne ancora 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Questo è lo schema completo sul quale vado a lavorare il mio campione. Avvio 12 più 2, 14 maglie e più 2 maglie di vivagno. Le maglie di vivagno non sono mai segnate su nessuno schema. Dobbiamo ricordarci noi ad avviarli se lavoriamo con i ferri dritti. Nei ferri circolari non servono mai né le maglie di vivagno né le maglie della simmetria. Per chi lavora un top down e vuole utilizzare questo punto, ve lo faccio vedere girato così, ha praticamente lo stesso aspetto. Avvio 16 maglie in modo continentale. Si può usare qualsiasi avvio che vi piace.
Il ferro numero 1 è il ferro dritto. La prima maglia è la maglia di vivagno. La sfilo sul ferro destro senza lavorare perché mi sono abituato così a lavorare il vivagno. Voi potete fare il vivagno nel modo in cui piace a voi, non importa, perché il nostro motivo inizia dalla maglia successiva. E nel primo ferro devo lavorare 2 maglie rovesci e poi 4 diritte. Questo è un motivo. Il secondo motivo, sempre 2 rovesci e 4 diritte. Allora, una, 2 maglie rovesce, una, 2, 3, 4 maglie diritte. Il secondo motivo, una, 2 maglie rovesce, una, 2, 3, 4 maglie diritte. Dopo seguono 2 maglie della simmetria e sono le maglie rovesce, una e due. L'ultima maglia è la maglia di vivagno, io lo lavoro a rovescio, voi fate così come siete abituati voi. Il secondo ferro è il ferro rovescio, qua non è segnato. Nei ferri rovesci le maglie si lavorano così come si presentano. Cosa vuol dire? La prima maglia è sempre la maglia di vivagno, io la sfilo senza lavorare. Poi vedo qua una maglia dritta, la lavoro a diritto. Vedo la maglia dritta di nuovo, lavoro a diritto. Poi vedo una, due, tre, quattro maglie rovesce, le lavoro a rovescio. Una, due, tre e quattro. Vedo le 2 maglie dritte, le lavoro a diritto. Una, due. Vedo una, due, tre, quattro maglie rovesce, le lavoro a rovescio. Questo vuol dire lavorare le maglie così come si presentano. Vediamo la maglia rovescia, lavoriamo a rovescio. Vediamo la maglia dritta, lavoriamo a diritto. 2 maglie dritte, le lavoro a diritto. Una e due. L'ultima maglia è la maglia di vivagno, io la lavoro a rovescio. Siamo arrivati al terzo ferro e il ferro dritto è segnato qui ed è uguale identico al primo ferro. Devo alternare 2 maglie rovesci, 4 dritte, 2 rovesci, 4 dritte. La prima maglia di vivagno la sfilo e parto 2 maglie rovesce. Fate fare caso che le 2 maglie rovesce stanno sulle 2 maglie rovesce dei giri dei ferri precedenti. Poi 4 maglie dritte, 1, 2, 3, 4. Anche queste maglie dritte stanno sulle maglie dritte dei ferri precedenti. Poi 2 rovesci, questo è già un secondo motivo. E 4 dritte, 2, 3, 4. Abbiamo lavorato 2 motivi. Poi vanno 2 maglie della simmetria. Sono le maglie rovesce, 1, 2. E la maglia di vivagno che io lavoro a rovescio. Il ferro numero 4, ferro rovescio, qua non è segnato, si può lavorarlo così come si presentano le maglie oppure seguendo lo schema. Nei ferri rovesci lo schema si legge dalla destra alla sinistra. Qua io vedo nel ferro precedente numero 3, vedo 2 maglie rovesce. Ma visto che siamo nel ferro rovescio, facciamo tutto al contrario. Invece di 2 rovesci, lavoro 2 dritte, 2 maglie dritte. Questo è più scomodo che lavorare le maglie così come si presentano, però volevo farvi vedere anche questo modo. Dopo seguono 4 maglie dritte, essendo al ferro rovescio, le lavoro al contrario, le lavoro a rovescio. 1, 2, 3, 4. Vedo 2 maglie rovesce, vuol dire che per me nel ferro rovescio sono le maglie dritte, 2, poi 4 maglie dritte per me diventano le maglie rovesce, 1, 2, 3, 4 e le ultime 2 maglie rovesce per me sono 2 maglie dritte. E il vivagno. Andiamo avanti. Il ferro numero 5. È il ferro dritto ed è uguale ai ferri precedenti numero 1 e numero 3. Lavoro 2 maglie rovesce, una, due,
poi 4 maglie dritte, 1, 2, 3, 4, ancora 2 rovesci e 1, 2, 3, 4 dritte. Finisco con le due maglie rovesce, che sono le nostre maglie delle simmetrie, e l'ultima maglia di vivagno. Il ferro numero 6 è uguale al ferro numero 2 e numero 4. Lavoriamo le maglie così come si presentano. Vedo due maglie dritte, le lavoro a diritto, 1, 2. Le maglie rovesce le lavoro a rovescio e sono 1, 2, 3, 4. Le maglie dritte, 1, 2, lavoro a diritto. Vedo le maglie rovesce e lavoro a rovescio, 1, 2, 3, 4. Le ultime due maglie sono dritte, le lavoro a diritto. Il vivagno lavoro a rovescio. Ecco qua, abbiamo lavorato la metà del nostro punto in altezza. Adesso dobbiamo sempre ripetere la combinazione di 2 maglie rovesce e 4 maglie dritte, 2 maglie rovesce e 1, 2, 3, 4 maglie dritte. L'unica cosa è che non iniziamo da 2 maglie rovesce, ma iniziamo da 3 maglie dritte e poi partono le 2 rovesce e 4 dritte. In questo ferro non lavoriamo il dritto sul dritto e il rovescio sul rovescio. Il rovescio lo mettiamo nel mezzo alle maglie dritte. Abbiamo 4 maglie dritte qua, su queste maglie centrali lavoriamo le maglie rovesce. E le maglie dritte le lavoriamo sulle maglie rovesce e sulle maglie laterali dritte. Allora, 2 maglie rovesce più una dritta qua, diventano le maglie dritte. Andiamo a vedere. Non ho detto una cosa, se lavorate in circolare, tutti i ferri rovesci li lavorate secondo lo schema. Il rovescio e il dritto in circolare è uguale in questo punto. Allora, la prima maglia di vivagno la sposto sul ferro destro, poi inizio con 3 maglie dritte. Attenzione, non lavorate le maglie dritte nel modo che vengono a ritorto. Io per esempio devo infilare il ferro così per lavorare la maglia a diritto e non così. Se infilo il ferro così, la maglia diventa girata. Invece la maglia aperta è quando la gambina destra va verso la destra, la gambina sinistra va verso la sinistra, e bisogna entrare col ferro nell'apertura della maglia. Io entro qua con il ferro, lavoro la maglia a diritto e non viene ritorta. Voi è possibile che avete le maglie orientate diversamente, cioè così. A questo punto dovete entrare col ferro così. Fate attenzione che le gambine vanno dalle parti diverse. La gambina destra va verso la destra, la sinistra va verso la sinistra. Allora, una maglia dritta l'ho lavorata, lavoro la seconda maglia dritta e poi la terza maglia dritta. Poi seguono due maglie rovesce, una e due. Anche qui fate attenzione di non lavorare le maglie a ritorto. E poi 4 maglie dritte, 1, 2, 3 e 4. Ancora 2 maglie rovesce, sono queste qua, 1, 2, poi una maglia dritta che fa parte del punto e 2 maglie dritte che sono le nostre maglie della simmetria, 1 e 2. Il vivagno lavoro a rovescio. Il ferro numero 8 si lavora sempre così come le maglie si presentano. Vedo 3 maglie rovesce, le lavoro a rovescio, 1, 2 e 3. Vedo 2 maglie dritte, le lavoro a diritto, poi seguono 4 maglie rovesce, le lavoro a rovescio, 1, 2, 3 e 4, poi le 2 maglie dritte e poi vedo le maglie rovesce. Sono 1, 2 e 3. E poi il vivagno. Adesso il ferro numero 9 si lavora uguale al ferro numero 7.
sfilo il vivagno, lavoro 3 maglie a diritto, 1, 2, 3, poi inizio ad alternare le due rovesce, 4 diritte le due rovesce, e visto che sono alla fine del ferro, lavoro 3 maglie diritte. Allora, 1, 2 rovesce, 1, 2, 3, 4 maglie dritte, 1, 2 rovesce e 1, 2, 3 maglie dritte. Il vivagno. Il ferro numero 10 è sempre uguale, si lavora così come le maglie si presentano. Io vedo il rovescio, lavoro al rovescio, rovescio a rovescio, rovescio a rovescio, il diritto, lavoro a diritto. Seguono 1, 2, 3, 4 maglie rovesce che ho lavorato a rovescio, vedo 2 maglie dritte, le lavoro a diritto e finisco con 3 maglie rovesce. E poi il vivagno. L'ultimo ferro dritto è il ferro numero 11. Vedete che è uguale ai ferri precedenti. Sfilo la maglia di vivagno, lavoro 3 maglie dritte, 1, 2, 3, poi 2 rovesci, 4 dritte, 2 rovesci. 1, 2 rovesci, 1, 2, 3, 4 maglie dritte, 1, 2 maglie rovesce e finisco con 1, 2, 3 maglie dritte, 1, 2 e 3 e il vivagno. Il motivo non è ancora finito, manca l'ultimo ferro, il ferro numero 12 e il ferro rovescio, si lavora uguale ai ferri numero 10 e numero 8. Allora, un rovescio, 2 rovesci, 3 rovesci, seguono 2 maglie dritte, poi 1, 2, 3, 4 maglie rovesce, 1, 2 maglie dritte e 1, 2, 3 maglie rovesce, l'ultima è il vivagno. Abbiamo lavorato 2 motivi del punto in larghezza e un motivo in altezza e già si vede che assomiglia a questo punto qua. Il filato qua è più grosso. Il tutorial è finito. Grazie della vostra compagnia. Ci vediamo prossimamente.